148 i nuovi casi positivi al Covid accertati in Umbria nell'ultimo giorno, 3.472 in totale secondo quanto emerge dal sito della regione, che riporta nel dato relativo alle ultime 24 ore 4.509 tamponi eseguiti, 233.252 dall'inizio della pandemia. Nel numero giornaliero figurano però anche i test molecolari eseguiti nei laboratori privati negli ultimi giorni e non ancora contabilizzati, mentre erano stati regolarmente indicati i nuovi positivi emersi. Nell'ultimo giorno sono stati registrati anche altri 2 morti, 90 in totale. Sale ancora da 67 a 70 il numero dei ricoveri in ospedale, 9 stabili in terapia intensiva. Certificati altri 12 guariti, 2007 in tutto, con gli attualmente positivi in crescita da 1241 a 1375. A luglio la scomparsa di Flavio e Gianluca, appena adolescenti. Sabato scorso quella di Maria Chiara, maggiorenne soltanto per una notte. Ed oggi la notizia della morte per una sospetta overdose di Elisa, una giovane donna di Città di Castello. Ci interessa capire cosa è accaduto il 9 ottobre e dove sono stati i ragazzi, chi hanno incontrato. E questo è il compito che ci spetta e lo porteremo avanti nel migliore dei modi. Così il procuratore capo della Repubblica di Terni, Alberto Liguori, in una conferenza stampa convocata non per informare di una svolta nelle indagini sulla tragedia della 18enne morta ad Amelia lo scorso sabato. Abbiamo diverse indicazioni su cui stiamo cercando riscontri. Chiederemo ai nostri consulenti tecnici, che mercoledì eseguiranno l'autopsia, di fare bene e presto. Dobbiamo capire, ha detto Liguori, le dinamiche e i ruoli di ognuno, capire se i fatti che abbiamo dal quadro indiziario siano isolati o meno per riuscire a ricostruire il mosaico. Al momento abbiamo diverse ipotesi su cui lavorare e lo stiamo facendo. Alberto Liguori. Non possiamo parlare di droga soltanto in ipotesi di fatti eclatanti. È un argomento che va in agenda, come si dice. L'agenda ha tante priorità, io mi rendo conto. Abbiamo il Covid, il paese che è in crisi, in ginocchio, io mi rendo conto. Ma tutto questo contribuisce ad aggravare la situazione. Ma la fiducia c'è, perché possiamo ripartire tutti insieme. Qui siamo oggi per questo, ripartiamo insieme. Ripartiamo senza protagonismo. Nessuno ha dono della verità, certezza non ne ha nessuno. L'umiltà è quella di ricominciare, ma fruendo di questi dati che vanno poi sviluppati nelle sedi competenti. Ognuno fa il proprio dovere. Noi, come abbiamo dimostrato sino ad oggi, abbiamo sempre fatto il nostro dovere. Con il rispetto delle garanzie costituzionali. Quindi su questo aspetto la stampa ci aiuta, ci sostiene, ma ci sostiene senza riflettore, come ben vedete, no? Non c'è un protagonismo. C'è l'autorità giudiziaria che chiede alla stampa di aprire un focus. E questa per noi è democrazia. Assurda e incresciosa situazione in via dei Filosofi, bloccata per la fila di auto in attesa del drive test anti-Covid. Posto peggiore non poteva essere scelto dalla USL per queste operazioni. Tutta via dei Filosofi bloccata e come arteria importante blocca tutta la città. Lunedì mattina anche l'autobotte di rifornimento del distributore ha avuto grosse difficoltà. Ma una zona in periferia, visto che tutti gli interessati hanno auto, non era meglio? Pian di Massiano ad esempio? Incredibile, i residenti e i negozianti protestano per questa assurda scelta, a dirlo, e l'associazione Filosofiamo, per bocca del suo presidente Francesco Berardi. Da mercoledì 14 ottobre la postazione Pit Stop del distretto perugino si sposterà da Piazzale Europa a Santa Lucia presso il parcheggio di Umbria Acque, trasferimento che già dalla fine di settembre la direzione della USL Umbria 1 stava valutando per l'aumento di tamponi giornalieri da eseguire. La settimana scorsa era divenuto urgente a causa dei problemi di viabilità generati dall'elevato flusso di auto, spiega la stessa USL, che stazionavano in fila lungo via dei Filosofi in attesa dei test diagnostici per la ricerca del Covid. Cambio della guardia, al comando della squadra mobile di Perugia arriva Gianluca Boiano, che subentra a Carmelo Alba, il neo dirigente, 48 anni, laurea in giurisprudenza, da 28 anni in polizia, viene da Napoli, dove ha operato nella sezione Falchi. A presentarlo in una conferenza stampa insieme a Riccardo Bordini è stato il questore Antonio Sbordone, che ha ringraziato il dottor Carmelo Alba per il lavoro svolto, evidenziando che a Perugia spaccio, traffico di sostanze stupefacenti e il contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata rimangono una priorità. Gianluca Boiano. Perugia non è Napoli, parafrasiamo un film, il titolo del film. Sì, Perugia non è Napoli, ma in ogni territorio bisogna tenere alta la guardia e utilizzerò tutto il mio impegno e la mia esperienza maturata in un territorio come quello di Napoli, dove mi sono occupato di criminalità organizzata, per contrastare al massimo
tutti, ogni forma di reato che si realizza qui in questo territorio. Una lotta senza tregua ai crimini predatori che più sentono i cittadini, la lotta allo spaccio di stupefacenti e cercando di intercettare ogni forma di presenza di criminalità organizzata su questo territorio, quindi ogni tipo di infiltrazione in stretta sinergia con l'autorità giudiziaria e con la Procura della Repubblica, come sono sempre abituato a fare da anni. L'ascolto con i cittadini? L'ascolto dei cittadini è fondamentale perché, come ho detto, bisogna raccogliere le istanze dei cittadini, mai sottovalutare quello di cui il cittadino soffre maggiormente, e sicuramente la criminalità predatoria è quella che fa soffrire maggiormente, quindi cercheremo di dare quanto più sicurezza alla cittadinanza. La nostra Procura della Repubblica di Perugia è una grande procura anche per le figure che vi operano, ma è anche una procura che ha competenza per le questioni romane. Ha già incontrato qualcuno, conosce qualcuno dei magistrati, compreso il nuovo capo della procura? Il procuratore della Repubblica l'ho conosciuto, abbiamo già avuto un contatto e, ripeto, in stretta sinergia con l'autorità giudiziaria, perché soltanto un lavoro sinergico tra forze di polizia e autorità giudiziaria porta i risultati che ogni città merita, e sicuramente Perugia è tra queste. Se ha avuto modo di parlarci e se magari le ha dato qualche consiglio. Assolutamente, col mio predecessore ho avuto un contatto, come in questi casi si fa, e ringrazio il predecessore per quello che ha fatto e continueremo nel solco di tutti i predecessori, perché so che questa squadra mobile ha un passato importante, ha sempre portato risultati eccellenti, e quindi diciamo, io sono abituato a correre con le cose che corrono e cercheremo continuerò nel solco di tutti i miei predecessori che hanno fatto non bene ma benissimo. In tanti sono arrivati ieri da tutta Italia, già di prima mattina tutti distanziati, ognuno ordinato al proprio posto per una Perugia Assisi senza precedenti, trasformata da marcia in una catena umana della pace e della fraternità, perché è tempo di fare pace ed è tempo di prendersi cura, come recita il motto dell'appuntamento al tempo della pandemia del distanziamento, una catena che riduce ma anche un modo per rimanere distanziati e avere cura per l'altro, ha ricordato alla partenza Flavio Lotti del comitato promotore, una catena che però è stata preceduta da tante polemiche sulla opportunità di realizzarla. Non c'erano i gonfaloni del comune di Perugia e della regione Umbria quest'anno alla marcia della pace, o catena che fosse, mancavano proprio i rappresentanti delle due istituzioni locali. Dopo 59 anni di ininterrotta presenza, i gonfaloni del comune di Perugia e della regione quest'anno non erano alla marcia. La regione aveva chiesto agli organizzatori di rimandarla, viste le ultime misure emanate dalla stessa presidente Tesei per contrastare il Covid. La questione delle aree interne delle città prive di collegamenti del centro Italia, che rischia di essere dimenticato se la politica del governo si concentra solo sul divario tra nord e sud. Questi temi centrali della conferenza stampa tenuta a Perugia dalla senatrice di Forza Italia Fiammetta Modena, membro della Commissione Giustizia di Palazzo Madama. L'esponente di Forza Italia ha puntato l'indice contro il Premier Conte, molto più preoccupato, ha detto, di sedare le risse interne a Palazzo Chigi, che non invece a preoccuparsi dello stato comatoso del paese e dei mille bisogni degli italiani. Per fortuna, grazie al nostro lavoro certosino di opposizione, ha sottolineato l'esponente forzista, i lavori della Commissione Bilancio, peraltro in notturna, hanno consentito di migliorare il testo e recepire alcune istanze del nostro territorio, soprattutto riferite al cosiddetto pacchetto sisma. Noi abbiamo preso e assunto un impegno da parte del governo che, non potendo intervenire su questioni che ci stavano molto a cuore, tipo le città d'arte oppure la decontribuzione, ha comunque accolto la nostra raccomandazione, quindi se ne riparla nella manovra di bilancio per intervenire. Poi naturalmente c'è tutta la partita, ma questa riguarda più il recovery fund, delle infrastrutture, dove giochiamo anche lì un lavoro importante che è legato al fatto, come dicevo all'inizio, che dobbiamo un po' togliere dall'isolamento l'Umbria, che potrebbe essere schiacciata da questa logica nord e sud. Abbiamo lavorato molto, sicuramente non abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissi, però abbiamo portato, come si dice, a casa comunque delle cose buone per questa terra, che devono essere sicuramente migliorate ancora di più, perché le esigenze sono tantissime. Quindi siamo moderatamente soddisfatti e pensiamo e speriamo che questo metodo di lavoro ci permetta
di occuparci sempre al meglio del nostro territorio. Carlo Acutis è beato. La proclamazione è avvenuta sabato 10 ottobre durante una cerimonia molto suggestiva presieduta dal cardinale Vallini, legato pontificio per le basiliche di San Francesco e Santa Maria degli Angeli. I fedeli hanno potuto assistere alla celebrazione nella Basilica di San Francesco, ma anche nelle aree allestite con i maxi schermi nella piazza della Basilica Inferiore, sul prato di quella superiore, al Santuario della Spoliazione, nella piazza di San Pietro e in quella di Santa Maria degli Angeli. In quest'ultima, venerdì sera, 8 ottobre, circa 880 persone, tra famiglie, gruppi e giovani, hanno partecipato alla veglia di preghiera per riflettere sulla vita di questo giovane speciale che non mancava mai al suo appuntamento quotidiano con la Santa Messa e all'adorazione eucaristica. L'11 ottobre 2020 resterà negli annali del nuoto mondiale grazie al record che il medico e nuotatore perugino Marco Fratini ha fatto registrare alla piscina Pellini. Nessuno prima aveva mai nuotato senza sosta per 100 km in vasca corta da 25 metri. Un'impresa storica per il nuoto, ma non solo, perché ha come finalità quella della solidarietà, ovvero raccogliere fondi per la sezione perugina, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Tanto il pubblico che dal tuffo di sabato mattina alle ore 7 ha popolato con il rispetto di tutte le precauzioni anticontagio l'impianto sportivo. L'evento è durato quasi 35 ore, durante il quale Fratini non è mai stato lasciato solo, ovviamente dal suo staff, ma anche dai tanti arrivati per sostenerlo fuori e dentro la vasca. Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano. Temporaneo miglioramento in Italia grazie al vortice in allontanamento. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per martedì 13 ottobre. Locali piogge al mattino su Abruzzo, Molise, Campania, Calabria e Isole Maggiori. Asciutto altrove con ampie schiarite al centro-nord. Al pomeriggio molte nuvole al sud con piogge e acquazzoni sparsi, localmente anche intensi. Qualche fenomeno anche tra Lazio e Abruzzo. Sole prevalente al nord. In serata è notata peggiore al nord-ovest con piogge sparse e neve sulle Alpi oltre i 1400-1500 metri. Piogge in arrivo anche su Toscana, Lazio, Campania e Sicilia occidentale. Temperature minime in calo da nord a sud e massime senza variazioni di rilievo. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano. Umbria Più, la tua regione sul canale 15.